Raffaele Panichella, consigliere comunale di Montesilvano, in gara politici ai fornelli con il piatto spaghetti alle vongole e pepata di cozze. Intanto, perché ha scelto proprio questo piatto? Ma un po' perché, voglio dire, Montesilvano è una città di mare, quindi proporre un piatto di pesce mi è sembrata una scelta quasi obbligata. E poi perché è uno dei piatti che so fare meglio, quindi dovendomi confrontare è pur sempre una sfida con gli altri e sono un po' competitivo in generale, quindi ho cercato di fare quello che mi viene meglio. Come ha trovato la manifestazione? Per lei è stata la prima volta? Sì, è la prima volta, comunque molto divertente, un clima cordiale, spensierato, quindi un po' tutti noi abbiamo lasciato a casa i problemi del quotidiano, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, sia noi che i giudici. E questo è molto bello perché vuol dire che siamo stati tutti bene, fondamentalmente una serata veramente gradevole. Ci faccia una confidenza: in cucina avete parlato solo di buoni cibi, di buoni piatti o anche di politica? No, abbiamo parlato solo di buoni piatti, ci siamo un po' presi in giro a vicenda e abbiamo fatto il tifo a vicenda uno per gli altri, quindi va bene così. Insomma, un'esperienza da ripetere? Ma assolutamente sì, quindi mi aspetto già l'invito per i prossimi anni, insomma.